Siamo riusciti a fare l'impossibile. Ora devo informare l'ordine che il tetro è scomparso. E questo equivale ad ammettere che la mia missione è fallita. Ma se si trova nella metro, non riuscirò a rintracciarlo da solo. Devo raggiungere prima la stazione più vicina e poi Polis, il quartier generale dell'ordine. Pavel mi mostrerà la via. Ok. Ok, sembra che li abbiamo persi. È meglio che ci sbrighiamo a raggiungere il teatro. Non abbiamo alternative, Chewbacca? Stai bene, Chewbacca? Ottimo, questa corazza fa miracoli. Merda! Piccolo cieco. Reggiti! Cos'hai in mente? Vai. Il capolinea, Ah, niente da fare. Paiocheli, è il momento di scarpinare. Seguimi. Avanti. Ok, non credo di aver mai visto questa galleria sulla mappa. Oh, che bellezza. Ah, siamo ancora nel territorio dell'impero, però. Fa attenzione. Oppa, un tubo. Vieni qui, Artyom. Mamma mia, quanto è scuro, però. C'ho paura che non si vedrà niente. Bene. Vai. Ok, aspetta qui mentre do un'occhiata in giro. Hey! Una spia! Prendetelo! Un vero ninja! Portiamolo al posto di guardia. E se questo stronzo non fosse da solo? Attenzione, secondo posto di guardia. Controllate la vostra parte di galleria. Ci abbiamo catturato un ratto. Fate attenzione, potrebbero essercene altri. Ricevuto, controlleremo, passo. Hanno preso Pavel. È lui che mi preoccupa. Già, chissà quanti altri di quei bastardi sono qui intorno a strisciare nell'ombra. È meglio che li troviamo, e presto. Vedi niente? Andiamo a controllare il vicolo cieco, già che ci siamo. Tanto per stare tranquilli. Ok, proviamo a stordire questi due. Senza troppo occasione. Ehi, era... Ehi! Anche tu silenzio. Che abitai con 40 che ce faccio. Questo tè è proprio buono. Roba vera dall'Expo. Per fortuna quella stazione si è rimessa in sesto. Quei 6 mesi senza consegne di tè mi stavano facendo andare fuori di testa. Allora, hanno vinto la battaglia contro i tetri? Come no? Non erano neanche umani. Erano una specie di mostri. Aspetta, sì, veri abomini. Pelle nerissima, niente genitali. Non si ha idea di come, ragazzi, si riproducesse. Colian, Adler, occhi dove neri siete? Senza bianco. E se ti storditi? Eri fritto. Morivi di dolore all'istante. Che liberazione. Si saranno nascosti da qualche parte a bere, lasciandomi qui di guardia. Ma sì, effetti, E lui si è innamorato di questa puttana. Ha cominciato a raccontarle palle, che voleva sposarla. Ah, non è vero, la luce blu. La deficiente si presenta alla fronte. Ciò.
E quindi? Beh, bella era bella, ma aveva la coda. E a lui piacciono i capelli corti? No, una coda vera. Come quella di un cagnolino. L'hanno trovata mentre la misuravano al campo di filtraggio. E Michel non se n'era mai accorto. Ma certo mutante. È quello che ha detto anche l'Aufsturm. Ha detto Michel? Disonori l'uniforme. O punisci questa cagna o vi impicchiamo insieme domani. La puttana ha implorato Michel. Ti amo, non uccidermi. Ma che poteva fare? L'ha picchiata a morte con un manico di scopa e se l'è cavata con una strigliata. Merda. Bastardo. Ora in poi, la prima cosa che farò è controllare se hanno la coda. Dannazione. Allora. Mi fa malissimo. Questo qui esterno, poi ce ne sono almeno altri due o tre dentro. Mi aiuterebbe a rilassarmi. Ma quel tutto ufficiale, merda. Almeno. Secondo posto di guardia, fate rapporto sulla situazione. Ehi, tutto tranquillo, sì, sono sombraggio, ad ombra. Scherzi. Ricevuto. Ehi, passa. Ma che... Diavolo. Hanno mangiato la foglia comunque. Sarei dovuto entrare nel corpo di esecuzione. Questo lavoro fa schifo. Dai, dai, dai. Terzo, quattro. Questo è il posto perfetto per essere sgozzati da un comunista. Un quinto stallo. Ehi! Merda. La carenza di sonno gioca brutti scherzi. Cosa? Se si dessero una calmata, no. Ehi, ma che... Molti di più qua, cavolo. Spero di non venire attaccato proprio adesso da un mutante comunista. Merda, cos'è stato? Una corrente d'aria. Wow, avranno sentito? Che diavolo. Hey. Cosa diavolo è stato? Sono quelle stupide correnti d'aria. Credo proprio che mi prenderò un bel raffreddore. Allarme! Sono arrivati i comunisti! Merda, figlio di... Allarme! Tu! Non so se arriveranno anche rinforzi. Potrebbe essersene andato. Maledizione.
tranquillo. Cosa faccio, la cambio? Proviamo. Non andrà da nessuna parte. Non lo so. Prendiamo un'altra volta. Teniamo questa qui, va, classica, solo silenziata. Avevo visto, per sbaglio, un documento su. Devo tornare a prenderlo dopo. Quando ho sentito i vaneggiamenti del Kaiser, ho cominciato a ricomporre i pezzi del puzzle. Gli assalti alle nostre pattuglie, la mia cattura in quanto rappresentante di Polis, l'esistenza del D6 non è più un segreto nella metro, sta per scoppiare una guerra globale. Cosa? Mi arrendo, capito? Mi arrendo! Che se la sbrighino i pezzi grossi, io ne ho avuto abbastanza! Ok, un altro documento. Salva. Vai. Avere una guida come Pavel è davvero rassicurante. Sembra che sia già stato da queste parti e le stranezze dell'impero non lo sorprendono. Vorrei tanto sapere quale fosse la sua missione, ma non riesco a trovare il momento adatto per parlarne. Sembra già sapere che l'impero era già pronto alla guerra, mentre per me è stata una rivelazione. Nella metro circolano già voci sulle provviste che abbiamo trovato nel D6. L'ordine non aveva intenzione di monopolizzarle, ma il Mauro è il tempo per chiarire le cose sta scadendo. L'impero sta mettendo alle strette l'ordine per impadronirsi del covo. Quindi cosa accadrà quando l'Ansa e la linea rossa verranno a sapere del bunker? Allora, è questa la guerra di cui parlava Miller?
dimenticato qualcosa per caso? Tu fermo qui, eh? Mm-hmm.